Super lavoro per la polizia locale di Fano, 4 incidenti rilevati in meno di 2 ore. Segnalata la presenza di un lupo nella zona degli orti a Fano, è impaurito, probabilmente cerca cibo, sarebbe lì da un paio di settimane. Primo anno di scuola senza eccessivo Covid, quindi una scuola più normale rispetto agli altri 2 che abbiamo passato, quindi ci siamo trovati meglio anche con i compagni, esatto, più continuità. A Fano in arrivo la 4ª tappa della Adriatica Ionica Race, molte le vie chiuse al traffico dalle 11 per far transitare la carovana formata da 119 corridori. Al via, al debutto, la versione estiva del Carnevale di Fano. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Sul 19 c'è l'informazione locale di Fano TV. Ben ritrovati cari telespettatori, questa è Occhio alla Notizia. In primo piano le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana consegnate in prefettura a Pesaro. 34 in totale i cittadini premiati dal Capo dello Stato. Simona Zonghetti. Istituito con legge nel 1951 e reso operativo l'anno successivo, l'Ordine al Merito della Repubblica nacque con lo scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di cariche pubbliche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici e umanitari, oppure per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Un importante riconoscimento che quest'anno il Presidente della Repubblica ha assegnato a 30 persone residenti nella provincia di Pesaro Urbino. In particolare nate a Fano, Pesaro, Petriano, Gavicce, Mondavio, Pergole e Senigallia. Inoltre Giuseppe Cristini di Mercatello su Metauro è stato insignito del titolo di commendatore. 2 attestati di pubblica benemerenza invece sono stati assegnati ad Alfonso Lotito di Fano e a Oriano Patrignani di Pesaro, oltre ad un'autorizzazione a fregiarsi dell'onorificenza pontificia al pesarese Gaetano Buttafarro. La cerimonia di consegna da parte del prefetto è avvenuta ieri nel cortile d'onore della prefettura a dare il via alle premiazioni gli allievi del Conservatorio Rossini. L'importanza di questa premiazione coincide oggi con una ripresa, no? Come una rinascita. E quindi assume un significato particolare perché premiamo in un contesto di valori istituzionali ma soprattutto costituzionali che in questo momento con un velo di malinconia non possiamo registrare in tutto il globo o quantomeno nel nostro continente. Ma insomma siamo ben speranzosi che questo possa essere un buon auspicio per un riconoscimento a livello europeo di valori che noi oggi celebriamo e che celebriamo ormai da 76 anni, come è stato ricordato nel messaggio del Capo dello Stato, e quindi cerchiamo di farlo sempre con tutto l'affetto, con tutto l'afflato possibile. A ricevere il prestigioso riconoscimento anche Katia Primavera, segretaria del Civi Club Mattei. Katia si è sempre impegnata nel sociale, dal 2005 è iscritta alla Protezione Civile di Fano e dal 2017 è consigliere nazionale della Federazione Italiana Rice Trasmissioni, di cui riveste il ruolo di capo team della cucina della Colonna Mobile. Membro del consiglio direttivo del Civi Club Mattei di Fano, svolge anche l'attività di formatore nelle varie esercitazioni annuali della federazione. Ha partecipato a numerose attività di volontariato e soccorso, da ultimo durante l'emergenza Covid. Si è sempre prodigata con grande capacità, abnegazione e alto senso civico. Felice di prendere questo premio, il motivo è per avere gestito l'emergenza Covid per quanto riguarda la parte della protezione civile e sono felice di condividere questo merito con tutti i soci e i volontari che sono stati, che hanno collaborato con me per quanto riguarda tutta l'emergenza. I carabinieri di Pesaro e Urbino hanno arrestato un egiziano per caporalato. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe reclutato 2 connazionali da impiegare nel suo impianto di autolavaggio a Gabice Mare in regime di sfruttamento. Infatti l'indagato avrebbe pagato anche in nero i lavoratori ai quali riconosceva 3 euro all'ora a fronte degli 8 previsti dal contratto nazionale.
Per molti studenti della provincia di Pesaro e Urbino oggi è stato l'ultimo giorno di scuola, ma per altri invece terminerà domani, sabato 3 giugno. C'è chi si prepara a festeggiare e c'è chi invece continuerà a studiare, naturalmente per prepararsi ai prossimi esami di maturità che, dopo le versioni ridotte a causa della pandemia, torneranno con due prove scritte più l'orale. Finalmente la fine di un anno altalenante, come lo avete vissuto? Bene, è stato un po' faticoso, però stiamo molto bene insieme a scuola, quindi alla fine l'abbiamo passato bene, però sì, siamo abbastanza provati. È stato un po' difficile riprendere dopo la didattica a distanza, però alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo arrivati alla fine, quindi siamo contenti. Domani invece è l'ultimo giorno di scuola, ragazzi, avete organizzato qualcosa? No, io ho l'interrogazione di arte. Okay, quindi la passerete studiando oggi? Sì, oggi credo di sì. Solo io, loro andranno al mare, credo. Il bilancio è positivo sicuramente, non ci sono stati grossi problemi, niente di... in linea con le aspettative. Ma compatibilmente con le difficoltà che abbiamo avuto, anche con il Covid che è stato comunque presente, direi che il bilancio è abbastanza buono, insomma, ecco, rispetto all'anno precedente. I giorni di presenza piena degli studenti sono stati molto più numerosi, insomma, sono state poche le classi o i singoli studenti che hanno avuto giorni in DAD rispetto all'anno precedente. Poi anche i casi in cui abbiamo avuto studenti in DAD, direi che la familiarità che abbiamo acquisito in questi due anni con questi strumenti informatici così per noi anomali rispetto a se penso qualche anno fa è stata maggiore e ciò ha consentito anche a noi come scuola di affinare la qualità, per così dire, dell'offerta anche su questo fronte. Dopo le proteste di questo inverno ci sono stati degli sviluppi per quanto riguarda la maturità, siete soddisfatti? Beh, non è cambiato in realtà più di tanto, gli iscritti si faranno uguale, però a me va bene, non mi spaventano quelli. Come vi state preparando? Allora, ancora io devo riniziare a ripassare tutto, però questi ultimi giorni di scuola abbiamo fatto ripassi generali e adesso dalla prossima settimana mi metterò giù a ristudiare tutto il programma. E per il prossimo anno invece? A ottobre andrò un anno in America a fare l'au pair e poi quando torno cercherò di entrare ostetricia. Dopo la scuola, pranzo fuori e poi tutti al mare insieme con la classe e anche a cena fuori, perché no, tutta la giornata. È stato pesante, però finalmente siamo giunti alla fine e niente, speriamo in una bella estate almeno. Invece domani è l'ultimo giorno di scuola, cosa avete organizzato? Pensiamo di andare a pranzo con la classe e poi al mare. E abbiamo lunedì la festa di fine anno con tutti i licei e andremo. Visto che era il terzo ci sono state molte materie nuove, quindi è stato abbastanza faticoso, però è andata, dai. E domani invece avete qualche programma, che è l'ultimo giorno di scuola? Sì, assolutamente. Finita la scuola vado a pranzo fuori, poi al mare e poi cena di classe. La vado a lavorare e poi vado in vacanza. Bene, dove andrai? In Sicilia, a Siracusa molto probabilmente. Io molto bene, essendo di prima comunque ho iniziato un nuovo periodo della mia vita e comunque mi sono trovata molto bene. Vista la presenza del Covid anche quest'anno, avete avuto dei positivi in classe che vi ha portato a dover seguire le lezioni in DAD? Sì, abbiamo avuto anche alcuni positivi, ad esempio nel periodo di gennaio e anche adesso, comunque in questo periodo di maggio, abbiamo avuto altri positivi. Però diciamo che la situazione è migliorata riguardo a questo inverno, comunque, che era molto, molto peggiore. Primo anno di scuola senza eccessivo Covid, quindi una scuola più normale rispetto agli altri due che abbiamo passato, quindi ci siamo trovati meglio anche con i compagni, esatto, più continuità. La polizia locale di Fano oggi ha rilevato 4 incidenti in meno di 2 ore. Il primo intorno alle 13, quando un autocarro condotto da un fanese di 38 anni uscendo da via Morelli ha urtato una Renault che percorreva la Flaminia. Per fortuna i conducenti ne sono usciti illesi. Poco dopo, invece, alle 13.30, una Mercedes parcheggiata senza azionare il freno a mano a causa di una leggera pendenza
si è mossa andando all'indietro. Il mezzo è finito contro una Fiat 500 in sosta. L'urto ha causato danni lievi ai veicoli, senza provocare però feriti. Il terzo incidente invece è avvenuto intorno alle 14.40 in via 4 novembre, sempre a Fano. Un 46enne di Porto Sant'Elpidio, alla guida di un Audi, giunto all'altezza di via 25 Aprile, si è fermato per la presenza di un furgone in sosta a lato della strada. Nel ripartire però, per evitare il furgone, ha invaso leggermente la corsia di marcia opposta, andando a collidere con una Land Rover. L'ultimo sinistro invece è stato rilevato poco dopo le 15 in via Nazario Sauro, dove un ciclista fanese di 76 anni stava attraversando la strada in sella alla bicicletta. In quel momento stava sopraggiungendo una Golf condotta da un turista di Legnano di 29 anni che si è fermato per consentirgli l'attraversamento. Il ciclista però, che si è distratto per salutare un amico seduto sulla panchina di fronte, ha sbandato ed è andato a finire contro la parte anteriore dell'auto. L'anziano, che è caduto a terra, ha riportato lesioni non gravi. La capogruppo dei 5 Stelle, Marta Ruggeri, capogruppo in Consiglio regionale, ha depositato una proposta di legge sul servizio idrico delle Marche, tra gli obiettivi quello di ridurre i gestori e quindi farli passare da 5 a 2. La nostra proposta prevede una semplificazione e un superamento della frammentazione, cosa che chiedono tutti gli economisti e le persone che si occupano di questo settore nella gestione del servizio idrico integrato. Pensate che nelle Marche abbiamo 12 gestori e in tutta la Francia ce ne sono solo 3. Quindi noi prevediamo di riunire in due grandi ambiti, uno a Marche Nord e uno a Marche Sud, i 5 ambiti che esistono tuttora, e questo ci avvicinerebbe ad avere una media di cittadini che vengono serviti da questi gestori molto più simile alla media italiana. Quindi gli investimenti sarebbero sicuramente maggiori in un momento in cui arriveranno tante risorse dal PNRR, pensate 4,4 miliardi, in più c'è anche il miliardo stanziato con la legge di bilancio del 2018 da spendersi in 10 anni. Quindi le risorse sono ingentissime per migliorare la captazione, l'adduzione, i nostri acquedotti, ridurre le perdite, favorire anche la depurazione, risistemare il sistema fognario. Pensiamo, essendo a Fano, a tutto il problema dei divieti di balneazione, quando dopo le piogge gli scormatori riversano acque che non sono state depurate nel nostro splendido mare. Insomma, questi problemi vanno tutti risolti, può portare delle agevolazioni e dei miglioramenti anche tariffari, e soprattutto permettere che gli affidamenti vengano fatti da società partecipate dai comuni, che si chiamano in house, vengano fatti in maniera diretta senza passare a gara. Perché vorremmo scongiurare le gare? Il nostro affidamento scadrà nella nostra provincia nel 2028, quindi ci dobbiamo preparare. Perché potrebbe vincere una multinazionale, e per noi questo sarebbe un grossissimo danno anche all'economia, perché naturalmente gli utili verrebbero dirottati in altri territori, mentre le società partecipate dai comuni con gestori pubblici garantiscono che gli utili e i proventi vengano riutilizzati e rifinanziano attività nel nostro territorio. La città di Fano ha aperto la stagione balneare attivando i parcheggi a pagamento a Lido e alla Sassonia, dispensando multe a raffica a turisti e residenti. Ha esordito così Luigi Scoppelliti, consigliere comunale della Lega, che ha riportato alcune situazioni definite imbarazzanti, segnalate dagli albergatori. Infatti, si legge in una nota, sono diversi i casi in cui i turisti, non trovando parcheggio, sono stati multati per aver lasciato l'auto nelle vicinanze dell'hotel per il tempo necessario ad effettuare il check-in e a scaricare i bagagli. Scopelliti chiede ai dirigenti di ASET di istruire i propri accertatori con regole più tolleranti e al Comune di prevedere un permesso per ogni 10 camere per l'utilizzo dei parcheggi in modo gratuito. Adesso alcune segnalazioni dei nostri reporter di strada. Cominciamo da alcune fotografie che sono arrivate
da Colli al Metauro e che sono state scattate da un telespettatore che chiede lo sfalcio dell'erba sia ai lati di via Flaminia sia in quello di via Le Brecce. Erba incolta, come vedete invece in questi altri scatti, anche al campo d'aviazione a Fano, nelle vicinanze dell'aeroporto. Sempre a Fano un reporter ci ha segnalato buche pericolose sulla pista ciclabile di Viale Adriatico, in particolare verso la zona del porto. Martedì prossimo, siamo al 7 di giugno, partirà da Fano la quarta tappa dell'Adriatica Ionica Race. Alcuni tratti della città di Fano quindi verranno chiusi al traffico dalle ore 11 del mattino per far passare la carovana formata da 119 corridori. Il servizio di Filippo Pucci. È tutto pronto per l'edizione 2022 della Adriatica Ionica Race, l'appuntamento sportivo che prenderà il via da domani, sabato 4 giugno, e che toccherà le regioni del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. La gara partirà dal comune di Tarvisio, in provincia di Udine, per concludersi l'8 giugno ad Ascoli Piceno, al termine di 5 tappe in altre località. Tra queste ci sarà anche Fano, coinvolta nella partenza di martedì 7 dal Pincio. Alle 11.30, a partire da Fano, dal nostro caro Pincio, l'ultimo tratto di questa quarta edizione, che sarà poi in arrivo definitivo ad Ascoli Piceno. La nostra edizione, la nostra tappa nello specifico, arriverà a Sirolo nella stessa giornata, e questa è un'importante manifestazione che invito fortemente la cittadinanza veramente a raggiungerci per venire a promuoverla, perché è una promozione del territorio, ma è anche una promozione, diciamo, di tutto quello che è l'attività, la disciplina sportiva, che lo sport resta sempre al centro del nostro benessere. La corsa, organizzata dal campione del mondo Moreno Argentin, sarà composta da 17 formazioni di 7 atleti ciascuna, per un totale di 119 corridori. Il percorso Fano-Sirolo vedrà coinvolti i ciclisti su un percorso di 164 km. La partenza è prevista per le ore 11.30 dall'Arco d'Augusto, con delle modifiche alla viabilità. Dalle ore 11 saranno chiusi i tratti di Viale Buozzi, Gramsci, Via 12 Settembre, Via Pisacane, Viale Piceno e la statale 16 Adriatica fino a Marotta. Durata del passaggio 30 minuti. La cittadinanza si troverà delle deviazioni specifiche, in particolare da Pesaro la deviazione consigliata sarà in corrispondenza di Via Morganti, dalla zona Monte, quindi da Cucurano, Carrara, lungo la Flaminia, ci si troverà una deviazione consigliata nella zona dell'interquartiere, in modo che i cittadini possano percorrere comunque l'interquartiere, quindi via Aldo Moro, via Partini. E un altro tipo di deviazione importante sarà in via Papiria, in corrispondenza del semaforo di via 4 Novembre. Durante la gara tutti i varchi saranno controllati dagli uomini della Polizia Locale e della Protezione Civile di Fano. Inoltre, attenzione ai divieti di sosta in alcuni punti della città. Con questo comunicato, i divieti effettivamente partono dal giorno precedente, e quindi dal giorno 6 giugno alle ore 18, ove previsto un divieto di sosta con rimozione in tutto il parcheggio di Via della Giustizia, per intenderci parcheggio del cimitero, proprio perché l'organizzazione ha bisogno di spazi per poter posizionare i loro mezzi e quindi di logistica. Il giorno seguente, quindi il 7 di giugno, giorno in cui verrà espletata la gara ciclistica, i divieti sono previsti in tutta l'area del Pincio, che è l'area da dove la gara parte, e lungo tutta la statale. Ovviamente questi divieti sono necessari per poter garantire la gara ciclistica in tutta sicurezza. Allora, continuano gli incontri a Pesaro del gruppo Cittadini Liberi di Pesaro. La prossima iniziativa sarà incentrata sulla guerra tra Russia e Ucraina, per discutere su come l'Italia possa uscirne nel migliore dei modi senza provocare ulteriori danni ai cittadini. Abbiamo ascoltato il parere, la dichiarazione di Alessio Canalini, di questo movimento che appunto si chiama Cittadini Liberi Pesaro. La guerra in atto sarà al centro del prossimo incontro organizzato da Cittadini Liberi. Alessio, dove e a che ora si svolgerà questo appuntamento? Buongiorno a tutti. L'appuntamento si svolgerà a Baia Flaminia, Campo di Marte, domenica 5 giugno, dalle ore 18 in poi. E chi interverrà al dibattito?
avremo diversi relatori, tra cui Mauro Murgia, ambasciatore dell'Ossetia del Sud in Italia, Davide Barillari, del Consiglio Regione Lazio, Davide Tutino, il professore di filosofia e storia, Andrea Bizzocchi, che poi è nostro autoctono, scrittore, e Alessandro Leonardi, scrittore di controinformazione. Qual è l'obiettivo dell'iniziativa? L'obiettivo è cercare di dare una controinformazione sulle notizie del mainstream che purtroppo ci nascondono tante tante verità, e aver individuato queste persone di un certo rilievo ci permetterà appunto di poter informare i cittadini e creare poi un vero e proprio dibattito. L'ingresso sarà libero? Assolutamente sì, è all'aperto, quindi lo spazio è disponibile per tutti, sia per chi la pensa come noi, ma soprattutto per chi non la pensa come noi, proprio perché vogliamo creare un confronto il più possibile costruttivo. Allora, l'iniziativa ovviamente è Liberi Insieme, ed è il terzo episodio, e avremo poi dei piccoli interventi musicali, perché appunto ce lo permettono. Il Comune su questo comunque ci sta dando una grossa mano, perché abbiamo creato un buonissimo dialogo con loro, e credo che ecco, sia un'occasione un po' per tutte le persone che ancora non si stanno rendendo conto di quello che effettivamente succede al di fuori del mainstream. Adesso parliamo invece del Carnevale. Il Carnevale di Fano, che è pronto a far festa con i bambini, tra spettacoli, sfilate e carri con animazione. Sentiamo tutti i dettagli nelle interviste che abbiamo realizzato con la presidente dell'ente carnevalesca, Maria Flora Giammarioli. Presidente, si avvicina la data del Carnevale dei Bambini. Qual è il programma di entrambe le giornate? Sabato 4 e domenica 5 giugno. Il secondo appuntamento dell'anno con il Carnevale di Fano, dedicato ai bambini. Sabato 4 sarà con noi la storica Musica Rabita, ovviamente, ma ospiteremo anche il corpo bandistico di Cartoceto, che quest'anno suonerà per il Carnevale di Fano insieme alla Musica Rabita in alcuni momenti, e in alcuni momenti si separeranno per andare ad animare il centro storico. Una sfilata con dei carri di seconda categoria e tutte le mascherate delle scuole, appunto nel progetto Scuola Carnevale, che ormai da tanti anni portiamo avanti. Ci saranno dei laboratori di cartapesta, giochi, divertimento, musica per tutti i bambini e i ragazzi, dalle 17 alle 20 circa. Domenica invece la piazza diventerà una piccola Hogwarts ed Harry Potter sarà qui a Fano con noi. Quindi due giorni di divertimento sempre intelligente. Vi aspetto e poi ci rivedremo a Ferragosto per il Carnevale in Sassonia. Pesaro invece omaggia Valentino Rossi realizzando un'opera unica, il casco più grande del mondo dedicato al campione di motociclismo. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Ricci durante la presentazione dei nuovi allestimenti in Piazza D'Annunzio. Un circuito di minimoto all'interno del quale verrà posizionata l'installazione alta oltre 4 metri, che verrà inaugurata insieme al 9 volte campione del mondo lunedì 25 luglio. E adesso torniamo a Fano per farvi vedere queste immagini che ci sono arrivate poco fa in redazione, le abbiamo appena inserite in scaletta, eccole qua. Si tratta, è la segnalazione di un telespettatore che ci ha inviato questo video, girato in via Gentile da Fabriano, nella zona degli Orti a Fano. Dalle immagini si vede questo lupo che si aggira un po' impaurito, dire il vero, tra la vegetazione a 400 metri da una spiaggia, probabilmente in cerca di qualcosa da mettere tra i denti. L'animale era già stato notato un paio di settimane fa mentre si nascondeva in mezzo all'erba alta. Poi l'erba, ci hanno detto, è stata tagliata. Nonostante la presenza di polli, galline e altri animali custoditi dagli anziani del posto, il lupo non avrebbe toccato nulla. Nemmeno il tentativo di catturarlo con delle trappole ha portato il risultato sperato della sua presenza, è stata informata la polizia locale di Fano. E adesso parliamo invece del sesto torneo città di Fossombrone di tennis, raddoppiato il Montepremi, che quest'anno ammonta a 3.000 euro.
Circolo Tennis Fossombrone è pronto ad ospitare l'evento tennistico più importante dell'anno. Da sabato 4 a domenica 19 giugno torna il torneo Open maschile e femminile Città di Fossombrone. Anche per la sesta edizione dell'evento, tra i più prestigiosi delle Marche e non solo, sono attesi decine di partecipanti all'iniziativa che cresce nel tempo e che conferma il grande interesse di atleti provenienti da tutta Italia. Ad oggi quanti sono gli iscritti? Ad oggi sono più di 110 iscritti, sia nel tabellone maschile e femminile. È possibile ancora iscriversi? Sì, le iscrizioni formalmente chiuderanno il 9 giugno per il tabellone finale di seconda categoria. Quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno sono un montepremi raddoppiato e il pacchetto hospitality. Enrico, di quanto sarà il montepremi? Allora, il montepremi quest'anno sarà di 3.000 euro e in più, come diceva già Alessandro, la novità dell'ospitalità è che daremo dagli ottavi di finale per quanto riguarda il tabellone maschile e dai quarti di finale del tabellone femminile, più anche un rimborso chilometrico per chi ne vorrà usufruire. Confermato anche quest'anno il patrocinio del comune di Fossombrone, che crede in questo evento all'insegna del divertimento e dello sport, dell'aggregazione sociale e soprattutto del bel tennis. Sindaco, anche quest'anno il comune dà il proprio supporto a questo evento? Beh, è il minimo che si può fare per un evento del genere, credo che sia doveroso e lo facciamo in maniera orgogliosamente positiva. Lei gioca a tennis? Fortunatamente per loro no. Quindi rimarrà qua a guardare? Lo guardo con piacere, lo guardo con ammirazione, e purtroppo non ho questa passione che invece traspare da chi lo fa con tanto amore, e soprattutto vedo che a Fossombrone ci sono degli ottimi giocatori, degli ottimi ragazzi e soprattutto anche meno giovani. Il torneo si svolgerà in una prima fase di qualificazione che si terrà durante la prima settimana per poi proseguire con gli sviluppi dei rispettivi tabelloni finali, i cui incontri si disputeranno nella seconda settimana. Il tutto immerso in uno splendido contesto sempre più confortevole e raffinato grazie agli allestimenti e a una zona su cui il circolo ha appena investito per l'abbellimento della struttura. Dunque qua il circolo è tutto pronto, oggi si parte? Sì, oggi si parte, inizia oggi il torneo, e anticipando qualche partita per l'elevato numero di iscritti che c'è stato. E le novità di quest'anno, oltre come dicevano gli altri ragazzi, che insomma dell'aumento del montepremi e dell'ospitalità, e anche la nuova area che il circolo tennis ha deciso di fare quest'anno, investendo dei soldi per cercare di rendere il circolo ancora più accogliente sia per i giocatori che tutte le famiglie dei soci e dei frequentatori del circolo. E vi aspettiamo inoltre numerosi per seguire sia tutte le partite del torneo prestigioso, che come tutti gli anni raggiungerà un ottimo livello, inoltre per godere di tutte le queste zone e aree relax che abbiamo messo a disposizione per rendere il più accogliente possibile il circolo. E questa sera ringraziamo i nostri sostenitori Massimo Mencucci, Adriana Cangini e Luciano Letizzi. Grazie per il vostro sostegno economico. Allora, non cambiate canale, restate sul 19, tra poco parleremo di tartufi, mentre domani mattina alle 7 torniamo in diretta per la lettura dei giornali. Arrivederci.